Lo sai che in qualunque momento si può verificare un cambiamento di coscienza? Lo sai che all'improvviso puoi cambiare la percezione che hai di te stesso? Lasciati possedere da uno spirito più forte del tuo, da un'energia impersonale. Non si tratta di perdere la coscienza, ma di lasciar parlare la follia originale, sacra, che sta dentro di te. Fino ad ora hai vissuto sull'isola della ragione, trascurando le altre forze vive, le altre energie. Il paesaggio si allarga. Unisciti all'oceano dell'inconscio. Non puoi sbagliarti. Non esistono un piano né un'intenzione. Esiste soltanto l'azione pura nell'eterno presente. Io non credo en la revolución política. Credo en la re-evolución poética. Porque la poesía es esencial para el ser humano, ya que el ser humano no puede alcanzar la verdad. Lo máximo que puede llegar es la belleza. Y la belleza es el resplandor de la verdad. Stupenda e misera città che mi ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi ad un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate. A difendere, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me. Stupenda e misera città che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Una luna morente nel silenzio, che di lei vive, sbianca tra violenti ardori, che miseramente sulla terra muta di vita coi viviali, le vecchie viuzze, senza dar luce a Baglio e in tutto il mondo, le riflette lassù, un po' di calda, nuvolante. È la notte più bella dell'estate, tra stelle, in un odore di paglia, di vecchie stalle, di svuotate osterie, non dormi ancora. Verso i loro vicoli, che intasano buio ed immondizia, con quel passo blando da cui più l'anima era invasa, quando veramente amavo. Quando veramente volevo capire.
Sono nel presente. Qualunque sia l'azione che intendo intraprendere, è venuta l'ora di farla. Fate come me. Guardate tutti i momenti in cui non siete voi stessi, in cui non vivete nel qui e ora, che è il momento dell'eternità e il luogo dell'infinito. Che cosa aspettate? Sbarazzatevi degli inutili fardelli, che sono i residui del passato e il timore del futuro. Occorre mettere fine una volta per tutte alle devianze dell'ego, alle antiche ferite. Se siete vivi, per voi, nell'attimo, la morte non esiste. Qualche tempo dopo l'invio di una prima lettera a Pasolini, avevo letto Ragazzi di vita, forte della risposta ottenuta, decidevo di visitarlo al suo indirizzo di via Carini a Monteverde. Stava traslocando. Sulla prima rampa di scale, il suo appartamento era al piano rialzato, ci eravamo incontrati e lui mi aveva fornito il prossimo indirizzo dell'EUR. Un eroe minuto, un cranio quadrangolare di contadino, una giovialità quasi timida. Mi colpiva la voce, una tenera voce di discepolo affiorante dall'oceano di emozioni che lo ferivano all'interno. Avevo finalmente davanti agli occhi il poeta di Ragazzi di vita ed è l'usignuolo della Chiesa Cattolica. L'adesione morale era in quel momento così alta che avrei potuto prostrarmi. Mi rivedo un anno dopo nella sua luminosa casa dell'Eur, via Eufrate 9. Parlavamo, seduti di fronte, da due divani, del più e del meno, dopo che gli avevo manifestato la mia gioia di lettore. Lo vedevo sbirciarmi, ogni tanto i suoi occhi piccoli e fondi si illuminavano di una sottile nostalgia di infanzia, quella che sentiva morire un poco fa nei miei argomenti di borghese campagnolo, non ancora responsabilmente conscio. Fece venire il caffè, mi disse di portare qualcosa di mio, mi congedai presto. Qualche mese più tardi avevo affidato a Graziella, sua collaboratrice e parente, una selezione di poesie. Era la prima esperienza di questo tipo di attesa. Conoscevo poco il mondo, non sapevo intuire nessun insorgere di rapporti fallimentari. E Pasolini era buono e cauto. In ogni modo, per questo o per altri motivi, incominciò per me la tortura. Pasolini si faceva legare al telefono. Tenue e dolcissima, la voce della madre Susanna stormava sistematicamente i miei assalti. Pierpaolo è uscito, è fuori Roma, torna sempre fra una settimana, fra 10 giorni, fra un mese. In queste condizioni è noto che una febbre d'amore si orienta a malattia e cresce il desiderio di essere accettati come quello di autodistruggersi. Così, certo dopo non meno di un anno, ero di nuovo faticosamente da lui. Il seguito più avanti. Grazie. Bravo. Ho stretto un'alleanza con il mistero che chiamo Dio. Da questo momento, nel mondo materiale vedo soltanto la sua manifestazione. Quando osservo le mie carni, o il legno, o la pietra, scopro in esse la presenza del Creatore. Vivo nel mondo dell'energia divina, palpito con tutta la materia. Sotto i miei piedi,
l'intero pianeta sussulta. Vi propongo di unirvi a me in quello che di divino c'è dentro di voi. La vostra sofferenza è impura, è un'illusione, così come il senso di colpa. Non c'è nulla di vostro. Non possedete questo corpo, questi desideri, queste emozioni, questi pensieri. Tutto è di lui, dell'ignoto eterno e infinito che abita in voi. Buongiorno, sono Stefania Divino, sono contenta di essere qui, ringrazio Simone per l'invito, anche perché diciamo che questo tipo di manifestazione mi riguarda particolarmente, visti i miei legami familiari con il quartiere Ostiense, con la Garbatella, con il Biondo Tevere. Il Biondo Tevere è stato un locale dei miei avvenimenti familiari e di quelli professionali e politici di mio padre. Il Biondo Tevere, lo sappiamo, è stato l'ultima stazione di Pierpaolo prima di Ostia. All'interno del Biondo Tevere ci sono due sale, una piccola in cui è in qualche modo conservato come un cimelio il tavolo dove Pierpaolo ha consumato l'ultima fughellissima cena insieme a Pelosi, e poi sulla parete ci sono le foto che lo riguardano. Nella sala più grande invece, entrando sulla destra, è ben incorniciata una poesia in romanesco stilata in quartine di mio padre, poeta romanesco. Io per il momento, come dicevo a Simone, articolerò il mio intervento in due parti. Questa è la prima parte, dedicata alla città, alla nostra città, la città di cui Pierpaolo è vissuto ed è morto. Non amo camminare in una città blindata. Si organizzano e il futuro è ormai prossimo, temendo l'assalto rabbioso, innalzando muri e srotolando filo spinato fatto di lame taglienti, made in Israel, quasi fossimo in Palestina o in Val di Susa. Si riassettano gli stati generali per passarci addosso con i loro blindati. Eccoli i palazzi del potere accorso il rinascimento a Roma, che impediscono il passo e il libero fluire di gente e di idee. Erodono gli arroganti, i prepotenti, a poco San Pietrino dopo San Pietrino erodono. Luoghi, strade, vicoli, vite, narranti, risonanti ancora di voci e persone, di canti e di amore, di povere esistenze che un giorno nacquero, si riprodussero, forse anche felici, perpetuando lo stuolo di schiavi, si riprodussero, forse anche felici, malgrado l'ombra funesta, incombente e dominante, malgrado l'ombra lunga, funesta del potere. Sono la creatività senza una finalità precisa. Esplodo nell'infinità delle forme. Quando dico creare, parlo di trasformare. Sono io a far sì che il seme si spacchi per far spuntare il germoglio. La mia mente non si tira mai indietro. Una parola, un grido e partorisco un mondo. Ascoltatemi e lasciatemi agire dentro di voi, perché vi do la cura. Sono la seduzione spirituale, carnale, totale. La seduzione è uno stato mistico, è il dialogo amoroso della creatura con il suo creatore. Se produco così tanti frutti,
e affinché l'umanità intera venga a accoglierli. Sono la sicurezza, sono la forza in persona. Quando parlo in voi, vi faccio capire che non esiste alcuna debolezza. Con me, ogni vostro timore svanisce. Smettetela di esitare a sminuirvi. Nessuno può costringervi a fare quello che non volete fare. Le mie leggi sono le leggi dell'universo in azione. Quando non ci si oppone a esse, sono infinitamente pacifiche. Ma quando si disobbedisce, sono terribili. Quando mi manifesto nel vostro corpo, siete in pieno equilibrio, non potete inciampare. Con me, il corpo è il centro dell'universo, viene sostenuto da una forza immensa e può far fronte a qualunque evenienza. Sono qui, appaio, e dietro di me viene tutto un esercito, il sole, le stelle, le galassie. Sono il vostro guerriero interiore, colui che vede le vostre debolezze e non si lascia indebolire. Torno. È una sera e il mondo è nuovo. Una sera in cui non accade nulla. Solo corro in macchina e guardo in fondo all'azzurro le case del Prenestina. Le guardo, non me ne accorgo. E invece questa immagine di case popolari dentro l'azzurro della sera deve restarmi come un'immagine del mondo. Davvero chiedono agli uomini altro che vivere. Case qui piccole, muffite, di crosta bianca. Là alte, quasi palazzi, isole color terra, galleggianti nel fumo che le fa stupende, sopra vuoti di strade infossate, non finite, nel fango, sterri abbandonati, e arresti morti con le loro siepi. Tutto tacendo, come per notturna pace, nel giorno. Gli uomini che vivono in quest'ora a Prenestina sono affogati anch'essi in queste strie, sognanti di celeste come sognanti lumi. Quasi un crepuscolo che mai si debba fare notte, quasi consci, in attesa di un tram, alle finestre. Che fa ora vera dell'uomo e l'agonia, e lieti, quasi, di ciò, coi loro piccoli, i loro guai, la loro eterna sera, grazia esistenziale degli uomini, vita che si svolge, solo, come una vera, in un paesaggio dove ogni corpo è solo, una realtà lontana, una povera innocente. Torno, e mi trovo prima di un appuntamento da Carlo Cartone, da Nino a via Rasella o da Nino a via Borgognone, in una zona oggetto di mille sole frequentazioni, due o tre tram e migliaia di fratelli col bar luccicante sullo spiazzo e l'odore spento nelle coscienze italiane, l'essere poveri, il dolore del ritorno a casa, del fango. Sotto nuove catene di palazzi che lottano, si colpiscono, si odiano tra loro per la meta di un gradino sul tram, nel buio, nella sera che li ignora, perduti in un caos che il solo fatto d'appartenere a un rione remoto lo delude nel suo essere una cosa reale. Io mi ritrovo il vecchio cuore e pago il tributo adesso con lacrime cacciate, odiate, e nella bocca le parole della bandiera rossa, le parole che ogni uomo sa e sa far tacere. Nulla è andato, siamo ancora negli anni 50, siamo negli anni 40, prendete le armi, ma la sera è più forte di ogni dolore. Piano piano, i due tre tram la vincono sulle migliaia di operai, lo spiazzo e quello dei dopocena. Sul fango sereno brilla il chiaro di una baracca di biliardi. La poca gente fa coda nel vento, il scirocco di una sera dei mille, aspettando il suo tram che la porti alla buia borgata.
La rivoluzione non è che un sentimento. Allora, questa era una poesia sugli italiani. Gli italiani. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione. Neppure sul sangue dei lager tu otterrai, da uno dei milioni d'anime della nostra nazione, un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza mi serva a vivere, non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, è la più strana indifferenza. E io voglio, ed anche questo mi nuoce. Questa è un'altra poesia molto bella e soprattutto molto, molto, una delle più intime credo che ha scritto Pasolini. Supplica mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, e dentro la tua grazia mi nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi è data. Non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso, alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione, di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ah, ti supplico, non voler morire, sono qui. Grazie. Innanzitutto sono un mediatore di me stesso, tra la mia natura spirituale sublime e la mia umanità più istintiva. Ho scelto di essere il luogo in cui si produce il rapporto. Sono al servizio di questa comunicazione tra il basso e l'alto. La mia missione è unire gli opposti apparenti. Un ponte non è una patria, è soltanto un luogo di passaggio. In me esiste lo stesso ordine che c'è nell'universo. Sono un vascello vuoto, senza forma, che trasporta la luce laddove la porta il vento. Non nego nulla a nessuno. Sono la porta che può essere aperta con tutte le chiavi. Sono l'ultima frontiera tra le parole e l'impensabile. Beh, Ileno, buongiorno a tutti. Io non ho conosciuto Pierpaolo Pasolini. Però ho apprezzato l'uomo artista, l'uomo intellettuale, ho apprezzato ancora di più l'uomo semplice, l'essere umano. Io non c'entro proprio nulla con Pasolini, perché io non sono né un artista né un intellettuale, se vede. Con l'essere umano non c'entra niente neanche con la poesia di Pasolini. Io, ma che cazzo ne so. Grande Claudia, io scrivo neanche il romanesco, io scrivo romanaccio, borgadaro,
tanti, a tanti gli dà fastidio, però mi piace esternare con rabbia, con amore, con felicità, con tristezza, come faceva Pierpaolo Pasolini. Perciò te leggo un mio pensiero, perché mi vergogno sì che è una poesia. Perché ho detto questo? Sempre da c'è l'anticipazione. Perché non so che vuol dire che è poeta. Però mi piace scrivere e esternare quello che sei. E oggi ve leggo Le mano, è il titolo. E fa così. Le mano sono la storia di sto mondo, la verità detta senza cagnara. Decidono un silenzio quello che vogliono, lettere d'amore o poesia amara. Trattati di pace, guerre infinite, sporche di sangue di nuovo pulite. Coprono il viso quando è indeciso, bocca di muto, orecchia di insordo, mano generose che danno riso, mano ladre e infame di imbalordo. Dipingono il mondo come gli pare, bianco, nero, azzurro come il mare. Guariscono dal male e dal dolore, c'hanno il potere e tanta magia, tirano fuori un futuro amore senza tanta alchimia. Gli sboccia un fiore, sì, ma piano piano, strindata la vita a Trento le mani. Bravo! Sono il sole bianco, quasi invisibile, ma che illumina tutti i personaggi. Vivo nell'estasi, tutto mi procura la felicità. Da me partono lacci infiniti che vi uniscono a tutto il creato. Non sono la gentilezza, non sono l'ambizione del benessere né del trionfo. Sono l'amore incondizionato. Vi insegnerò a vivere nella meraviglia, nella riconoscenza, nella gioia. Vi inizio al desiderio di non ottenere nulla che non sia anche per gli altri. L'isola dell'io si trasforma in un arcipelago. Sono pieno, completamente pieno di forza. Nulla va sprecato. Ancorato al pianeta, amante di tutte le sue energie, avanzo con esse. Viaggio insieme al tempo senza mai uscire dall'attimo. Sono l'origine di tutti i guerrieri, dei campioni, degli eroi, di ogni capacità di sopportazione e di ogni coraggio. Dissolvo le sofferenze occulte nelle mie ossa. Unisco lo stato di veglia allo stato di sonno. So creare, so distruggere, so conservare, e sempre con la stessa energia irresistibile. Sono il trionfo dell'unità nella rottura del verbo. Sono il trionfo dell'infinito nella cremazione degli ultimi confini. Sono il trionfo dell'eternità. Nel mio cuore, gli dèi svaniscono. Il titolo è Il tempo di Pasolini. Mi rendo conto che i tempi sono molto diversi da quelli in cui visse Pasolini, anche se il suo spirito visionario anticipò di molto le evoluzioni o involuzioni della società. Avevo 25 anni quando morì nel novembre 75. Similare estrazione anche mio padre, era militare e quindi cresciuto con i doveri più che i diritti ben impressi nel curriculum personale. Solo che mio padre era anche un direttore di banda e clarinettista. Erano i tempi in cui fui ripreso perché sull'autobus che portava da Roma a Viterbo, dove andavo a insegnare elettrotecnica, uno aveva riferito al mio comandante che leggevo l'unità, e questo era disdicevole. Il colonnello Chiti, mitico personaggio che era tornato dalla Russia e aveva salvato puntando alla testa una pistola a chi non ce la faceva più, poi aveva vinto la causa con lo Stato italiano ed era stato reintegrato nel grado. Aveva fatto parte della Repubblica di Salò credendo di ridare ordine a uno Stato disgregato, poi in pensione si fece frate.
Beh, lui me lo disse scherzando, dicendo di fare attenzione che i cani morti della Tori ce n'erano molti ancora in giro. Erano i tempi in cui, abitando adiacente a Tiburtino Terzo, i miei alunni, insegnavo già da perito elettronico nelle professionali, erano ancora quelli descritti nei romanzi di Pasolini, ladri di motorini organizzati in bande che non si rendevano nemmeno conto di essere disperati perché non avevano conosciuto altro che il bisogno, le botte e le sopraffazioni erano la regola. Fui letteralmente salvato in più occasioni dai miei alunni da queste bande e ne tengo ancora una cicatrice vicino all'occhio. Pasolini, cui scritti leggevo sul Corriere, mi educarono ad una via che ora appare scontata, ma all'epoca non lo era. I miei cugini, di cui uno era sindacalista a Torino, erano legati al Partito Comunista ed io sentivo che quella non era la via. Una via di contrapposizione violenta, anche fisica, un odio per i servi del potere, i poliziotti, ma anche i militari. Beh, Pasolini era inviso al partito perché parlava di massa violenta, differenziandola dal popolo. Salvava sempre i sentimenti, le persone che facevano una vita di stenti e che reagivano a questa con violenza. Salvava sempre la natura dell'uomo, compreso il senso religioso, la natura fisica, gli alberi, gli uccelli, i prati, e diceva: «Oh, nostalgia della gente povera e vera, che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone, poiché erano esclusi da tutto, nessuno li aveva colonizzati. Io ho paura di questi negri in rivolta, uguali al padrone, altrettanto predoni, che vogliono tutto a qualunque costo. Questa cupa ostinazione della violenza totale non lascia più vedere di che segno sei. È come quando in una città piove e si sono ingorgati i tombini. L'acqua sale, è un'acqua innocente, acqua piovana. Non ha né la furia del mare né la cattiveria delle correnti di un fiume. Però per una regione qualsiasi non scende, ma sale e ti annega». L'era del consumismo fu profetizzato da lui come un novello materialismo post-marxista. Ora è diventato altro ancora, ora si consumano non solo materiali, ma anche le interiori, modi, essenze interiori, modi di vita, per poi buttarle quando non servono più. Lui dice ancora: la cosiddetta scuola dell'obbligo fabbrica per forza gladiatori disperati. La massa si fa grande come per la disperazione, come la rabbia. Si intende che rimpiango la rivoluzione pura e diretta della gente oppressa che ha il solo scopo di farsi libera e padrona di se stessa. Si intende che immagino che possa ancora venire un momento così nella storia italiana e in quella del mondo. Il meglio di quello che penso potrà anche ispirarmi una delle mie prossime poesie, ma non quello che so e quello che vedo. Voglio dire, fuori dai denti, io scendo all'inferno e so cose che non disturbano la pace di altri, ma state attenti, l'inferno sta salendo da voi. E voi, Pasolini allude ai giornalisti rappresentati da chi lo sta intervistando, Furio Colombo per l'Unità, voi siete con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete i grandi conservatori di questo ordine orrendo, basato sull'idea di possedere e sull'idea di distruggere. Io ascolto i politici con le loro formulette, tutti i politici, e divento pazzo. Non sanno di che paese stanno parlando, sono lontani come la luna, e i letterati, i sociologi e gli esperti di tutti i generi. Esattamente come adesso. Mi dicevo all'epoca: ma che razza di poesia è questa? Parlo della poesia matura, non quella iniziale degli anni 60.
Era abituato a Leopardi, Montale, Carducci. La trovavo poco poesia. Poi ho capito, riconducendomi alla natura, un albero che stende i rami cercando la luce e l'aria, che si riempie di piccole verdi fazzoletti per salutare il vento e le cose operaie intorno, è da solo poesia, solo non ha le parole per descrivere, ma lo fa con quello che ha. Pasolini era un poeta ed usava i suoi mezzi ed odiava il possesso come inutile ostentazione di ciò che non può essere. Siamo di passaggio, amici miei, poi i comunisti cominciarono a giocare in borsa e tutto cambiò. Sto finendo. La sua denuncia delle lobby che coprirono le stragi dal 68 in poi, pubblicata nel Corriere del 74, fu un atto politico e filosofico magistrale in una società omertosa dalle viscere più oscure, individuali e di massa e di conservazione del potere, e nel contempo di ostentazione. Adesso avviene lo stesso, che il potere ostentato e nascosto è quello economico dei manipolatori di capitali, e ci viene sempre il dubbio che anche, per esempio, dietro Mani Pulite non ci sia stato qualcuno o qualcosa. D'altronde la magistratura è divisa in correnti politiche, chi l'avrebbe pensato ai tempi di Pasolini? Infine parliamo anche di sesso. Se ne è taciuto per molto, come se il sesso facesse sminuire la figura intellettuale dell'uomo. Beh, all'età che avrebbe ora, 94 anni, forse avrebbe un posto. All'epoca era un sesso nascosto ed alla fine portò violenza, la sua e quella degli altri, su di lui. Grazie. La realizzazione dell'universo è la mia giustizia. Grazie a me, il cosmo è una danza. Ogni nascita, ogni spirale, ogni stella che si spegne ha il suo posto nell'universo. Il bene che fai agli altri sono io a dartelo. Quello che non dai, te lo tolgo. Quando distruggi, ti elimino. Sono la perfezione che non richiede nessuna aggiunta e non tollera nessuna sottrazione. Dall'azione elimino ogni intenzione soggettiva. Do a ciascuno ciò che si merita. All'intelletto il vuoto, al cuore la pienezza dell'amore, al sesso il piacere della creazione, al corpo la prosperità, alla quintessenza la coscienza. Do il suo centro, che è il Dio interiore. Sono arrivato alla fine della strada, là dove l'impensabile si presenta come un baratro. Posso soltanto indietreggiare e ogni volta compongo davanti a me una realtà. Piano piano mi sono liberato da ogni vincolo, non appartengo più ai miei pensieri, ho sconfitto le passioni, libero dal desiderio, vivo nel mio cuore come in un albero cavo. Per arrivare alla luce, mi addentro nell'oscurità, per arrivare all'estasi, coltivo l'indifferenza, per arrivare all'amore per tutto, mi ritiro nella solitudine, e lì, nel più remoto angolino dell'universo, apro la mia anima come un fiore di luce pura. Sì, insomma, in pratica Pasolini ha pubblicato questa poesia quando è morto Pio XII e su una rivista che ha chiuso 3 settimane dopo, insomma, l'hanno fatta chiudere. E, è una poesia narrativa, che vado a leggere, a un papa. Pochi giorni prima che tu morissi, la morte aveva messo gli occhi sul tuo coetaneo. A 20 anni tu eri studente, lui manovale, tu nobile e ricco, lui un ragazzaccio plebeo, ma gli stessi giorni hanno durato su voi la vecchia Roma che stava tornando così nuova. Ho veduto le sue spoglie, povero Zucchetto,
girava di notte ubriaco intorno ai mercati e un tram che veniva da San Paolo l'ha travolto e trascinato un pezzo quei binari tra i platani. Per qualche ora restò lì sotto le ruote. Un po' di gente si radunò intorno a guardarlo in silenzio, ma era tardi, c'erano pochi passanti. Uno di quegli uomini che esistono perché esisti tu, un vecchio poliziotto sbragato come un guappo, a chi si accostava troppo gridava fuori dai coglioni. Poi venne l'automobile di un ospedale a caricarlo. La gente se ne andò, restò qualche brandello qua e là. E la padrona di un bar notturno più avanti, che lo conosceva, disse a un nuovo venuto che Zucchetto era andato sotto un tram, era finito. Pochi giorni dopo finivi tu. Zucchetto era uno della tua grande gregge romana e inumana, un povero ubriacone senza famiglia e senza letto, che girava di notte vivendo chissà come. Tu non ne sapevi niente, come non sapevi niente di altri mille e mille cristi come lui. Forse io sono feroce a chiedermi per che ragione la gente come Zucchetto fosse indegna del tuo amore. Ci sono posti infami dove bambini e madri vivono in una polvere antica, in un fango di altre epoche. Proprio non lontano da dove tu sei vissuto, in vista della bella cupola di San Pietro, c'è uno di questi posti, il Gelsomino. Un monte tagliato a metà da una cava, e sotto, tra una marana e una fina di nuovi palazzi e un mucchio di misere costruzioni, non case ma porcini. Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, perché quei tuoi figli avessero una casa. Tu non l'hai fatto quel gesto, non hai detto una sola parola. Non ti si chiedeva di perdonare Marx. Un'onda immensa che si rifrange dai millenni di vita ti separava da lui, dalla sua religione. Ma nella tua religione non si parla di pietà? Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato, davanti ai tuoi occhi, sono vissuti in stabbi e porcini. Lo sapevi? Peccare non significa fare il male, non fare il bene, questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare e non l'hai fatto. Non c'è stato un peccatore più grande di te. Niente, ho portato altre poesie che ho dimenticato, però ne leggo una mia allora. Che sì, io faccio il professore e io lirico, la voce narrante, diciamo, parla dell'esperienza di raccontare il campo di sterminio a degli alunni ed è intitolata Come si scrive Auschwitz. Dopo il film su Anna Frank i ragazzi mi chiedono come si scrive Auschwitz. Un'unica domanda, asettica e ortografica, che non mi crea imbarazzi. Non mi domandano quante persone stivavano in ogni vagone, se l'odio nasce dalla testa o dal cuore, o perché ti scambiavano il nome con un numero di targa come se fossi un fuoristrada. In ogni caso, ad Auschwitz ci sono stato. All'entrata c'era un chiosco dove vendevano Würstel e la mia domanda, quella che a me sorgeva spontanea, era come si fa ad addentare carne in un posto così. Intanto dentro la gente scattava foto a mitraglia, alcuni addirittura in posa e uno perfino abbozzando un sorriso. Guardo i ragazzi che hanno visto il film e che nonostante le immagini di cenere e sangue non ce ne hanno proprio altre domande. A come Ancona gli dico, U come Udine, S come Savona, C come Como, H come Teddo, P come Washington, I come Imola, T come Torino, Z come Zorro. Ho conosciuto tutte le esperienze. All'inizio avevo davanti a me un oceano di possibilità. Ho fatto le mie scelte, per poi esplodere senza uno scopo prefissato. Mille volte ho trovato la stabilità,
Ho cercato di conservarne i frutti sul mio tavolo, ma li ho visti marcire. Ho conosciuto il piacere di riflettermi negli occhi dell'altro come in infiniti specchi, fino al giorno in cui, con una forza irresistibile, ho agito sul mondo cercando di cambiarlo, per rendermi conto che potevo soltanto cominciare a trasformarlo. Ho imparato che tutto quello che comincia, finisce, e tutto quello che finisce, comincia. Ho imparato che tutto quello che circola finisce per ristagnare, e tutto quello che ristagna finisce per tornare in circolo. Da un mutamento all'altro, vi invito a unirvi alla ruota della vita, accettando i cambiamenti con pazienza, docilità, umiltà, fino al momento in cui nascerà la coscienza. Sesso, consolazione della miseria. La puttana è una regina, il suo trono è un utere, la sua terra un pezzo di verdoso prato, il suo scettro una borsetta di vernice rossa. Abbaia nella notte, sporca e feroce come un'antica madre, difende il suo possesso, la sua vita. I magnaccia attorno, a fronte, doppie sbattute, con loro baffi, brindisi o slavi, sono capi, reggenti. Combinano nel buio i loro affari da 100 lire, ammiccando in silenzio, scambiandosi parole d'ordine. Il mondo escluso tace intorno a loro, che se ne sono esclusi, silenziose carogne di rapaci. Ma nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo, nascono leggi nuove dove non c'è più legge, nasce un nuovo onore dove onore è il disonore, nascono potenze e nobiltà feroce nei monti di Tucuri, nei luoghi sconfinati dove credi che la città finisca e dove invece ricomincia, nemica, ricomincia per migliaia di volte, con ponti, labirinti, cantieri, sterri, dietro mareggiate di grattacieli che coprono interi orizzonti. Nella facilità dell'amore, il miserabile si sente uomo, fonda la fiducia nella vita fino a disprezzare chi ha altra vita. I figli si gettano all'avventura sicuri di essere in un mondo che di loro, del loro sesso, ha paura. La loro pietà è nell'essere spietati, la loro forza nella leggerezza, la loro speranza nel non avere speranza. Pier Paolo Pasolini. Una vecchia puttana mi guarda mentre passo su via Panisterna all'incrocio di via dei Capocci. Sì, che a via dei Capocci le puttane ci stanno da sempre. Messalina stava lì, ma da prima della Merlin. La signora sulla sessantina mi guarda, mi vede tristerello, come di solito so io. Giovinò, giuro, mi ha chiamato Giovinò. So famo un giro. Non è vecchia, penso, è vintage. Ha un dizionario preso da film neorealisti, un che tipo volano, ma colto, quasi manierista. La guardi, signor, stasera ne aria, rispondo. E mi immedesimo in quella strana scena di un film quasi in bianco e nero. So io come fate a tornare a sorriso, Giovinò. Infatti sorrido. E non so più in che epoca sono, mi sembra un Ninetto Davoli impacciato con quel sorriso ebete. La signora, oltre alla sua età, non è certo una bellezza, ma una dignità sfacciata che non riesco a trovarci nulla di volgare. Il suo sorriso è lo stesso delle signore del mercato. Ah, c'è Sarzilla che ancora nuota, Giovinò. Ma scappo veloce dal banco del pesce per i troppi doppisensi a disposizione. La signora è Arzilla, direi fiera nella sua merce, esposta sul banco nel suo reggiseno nero col pizzo che sporge dal vestito aperto. Un vestito a fiori con i bottoni che io me lo ricordo in bianco e nero. Ho immaginato di dirle di sì, di accettare la sfida. E fammo tornare al suo sorriso, signore. E tu, signore, dovresti sapere come funziona, no? Quanti militaretti ha fatto sorridere? Quanti amori ancora li porti appresso, eh? Da quanti anni? La immagino bella, trentenne. E io, appena maggiorenne, io timido, la prima volta, come si usava, bianco e nero. Lei mi avrebbe preso la mano, la mia sudata avrebbe ghiacciato quella stretta calda morbida e materna e saremmo entrati al numero 27. Per le scale, odore di frittata e pure minestrone. Saliamo al primo piano, l'appartamento è carino, è accarpato, basta che togli tutte quelle scialle dalle luci. Le persiane sono chiuse, è mezzogiorno, ma lì dentro il sole è appena tramontato. La seconda porta a destra è il bagno, ve lo indica con gli occhi, con una bella vasca in ceramica, di quella con i piedini sotto e i rubinetti di rame. La successiva si dischiude al nostro passaggio. Il copriletto è a rose e rosa, in bianco e nero. Le lenzuola invece bianche e profumano.
lo guardo impietrito e sorrido, lei si apre il vestito, tira fuori le pronunciate dette e accompagna la mia mano verso quella destra. Giovinò, allora, sono a questo giro o no? No, grazie signor, non è aria. Torno a casa che è pomeriggio, le 6, sulla Palmino Togliatti si affacciano bambine bionde su push-up e jeans leopardati. Il profumo, il bianco e il nero, se ne va col rumore e l'odore dello smog e i colori fluo dello smalto delle ragazzine. La ragazzina con l'aria triste mi guarda, non mi dice niente, il suo sguardo diventa di sfida. Si gira, mi sculetta davanti. Proseguo con un gusto amaro. Sulla Mercedes accanto a me un uomo sulla sessantina, decisamente brutta, puzza di sugaro, esce, di sigaro esce dal finestrino mentre lo abbassa. La bambina mi guarda con odio e sale sulla Mercedes. Del bianco e nero rimane solo il nero e il rosso della rabbia come fanali in coda sulla Palmiro Togliatti. Vi aspettavo. Sono l'inizio del nuovo ciclo e dopo tutto quello che avete fatto non potreste vivere se non mi aveste conosciuto. Vi insegnerò a vincere la paura. Vi farò vedere l'immensa palude delle vostre pulsioni, quelle sublimi e le più tenebrose. Sono la forza oscura che dentro di voi risale verso la luce. Dai sotterranei del mio essere sboccia la mia energia creatrice. Il mio sesso esala desideri che a prima vista paiono di natura bestiale, ma sono soltanto il canto che si cela nella materia fin dall'origine dell'universo. Il mio intelletto agisce sul calore eterno del magma per dare origine al ruggito creatore. Come un albero, distendo i rami verso il cielo, ma nello stesso tempo affondo con forza le radici nella terra. Niente mi spaventa. Sono l'inizio della creazione. Rendo qua tutta nuda e frascica fino all'ossa le guazza. Filame
se ci sei, Gesù Cristo. Sto lavorando senza mai rifiutare il buon umano, ma l'anima non sa. Mi trovo in questa posizione perché lo voglio. Sono stato io a recidere i rami. Ho liberato le mie mani dal desiderio di afferrare, di appropriarmi delle cose, di trattenerle. Per slegarmi ho spezzato tutti i legami, tranne quello che mi lega alla coscienza. Mi cerco attraverso il labirinto delle parole. Sono colui che pensa e non ciò che viene pensato. Attraverso il dolore per trovare la forza del sacrificio. Non posseggo nulla, non conosco nulla, non so nulla, non voglio nulla, non posso nulla. Eppure, universi interi mi percorrono. Sono soltanto un cuore che batte, spingendo la bellezza sino ai confini del creato. La discesa lungo la quale si scivola verso l'alto, la viva luce che circola nell'oscurità del sangue. Un terribile timore. La lietezza esplode contro quei vetri al buio, ma tale lietezza che ti fa cantare in voce è un ritorno dalla morte. E chi può mai ridere? Dietro, sotto il riquadro del cielo annerito, riapparizione ectonia. Ma scherzo che tu hai esperienza di un luogo che non ho mai esplorato. Un vuoto nel cosmo. È vero che la mia terra è piccola, ma ho sempre affabulato su luoghi inesplorati con una certa lietezza, quasi che non fosse vero. Ma tu ci sei. Sei qui. In voce. La luna è risorta, le acque scorrono. Il mondo non sa di essere nuovo e la sua nuova giornata finisce contro gli alti cornicioni e il nero del cielo. Chi c'è? Chi c'è in quel vuoto, nel cosmo? Che tu porti nei tuoi desideri e conosci? C'è il padre, sì. Lui. E tu credi che io lo conosca? Come ti sbagli? Come ingenuamente dai per certo ciò che non lo è affatto, fondi tutto il discorso ripreso qui, cantando, su questa presunzione che per te è umile e non sai invece quanto sia superba. Essa porta in sé i sogni, i segni della volontà mortale della maggioranza. L'occhio ilare di me mai disceso agli inferi, ombra infernale, vagolante, nasconde. E tu ci caschi. Tu conosci di ciò che è realtà,
solo quell'uomo adulto, ossia ciò che si deve conoscere. Lei, la donna adulta, che sia l'inferno o nell'ombra che precede la vita, e di là operi pure i suoi malefizi, i suoi incantesimi, e odiala, odiala, odiala. E se tu canti e nessuno ti sente, sorridi, sorridi semplicemente perché per ora, intanto, sei vittoriosa. In voce come una giovane figlia avida, ma che ha sperimentato dolcezza. Parigi calca dietro alle tue spalle un cielo basso con la trama dei rami neri, ormai classici. E questa è la storia. Tu sorridi al padre, quella persona di cui non ho alcuna informazione, che ho frequentato in un sogno che evidentemente non ricordo. Strano, è da quel mostro di autorità che proviene anche la dolcezza, se non altro come rassegnazione o breve vittoria. Accidenti, come l'ho ignorato. L'ho così ignorato da non saperne niente. E cosa fare? Tu doni. Tu spargi doni e hai bisogno di donare. Ma il tuo dono te l'ha dato lui, come tutto. Ed è nulla il dono di nessuno. Io fingo di ricevere, ti ringrazio, sinceramente grato, ma il debole sorriso sfuggente non è timidezza, è lo sgomento. Più terribile, ben più terribile di avere un corpo separato nei regni dell'essere. Se è una colpa, se non è che un incidente. Ma al posto dell'altro, per me, c'è un vuoto nel cosmo. Un vuoto nel cosmo, e da là tu canti. Tratto da Nuovi Epigrammi del 58. Adesso vi vado a leggere un grande classico, diciamo, dalla mia nazione, che ha letto anche Gassman, quindi spero che adesso non mi stia pensando per niente, perché insomma, dalla religione del mio tempo, del 61. Non popolo arabo, non balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantine e piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti tra case coloniali scrostate ormai come chiese. E proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica non puoi pensare che il tuo male è tutto male, colpa di ogni male. Profonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. Auguri per Paolo! Grazie. Sono la tua ombra interiore, quella che ride dell'illusione che chiami realtà. Da quando sei nato, sono la madre che continua a darti alla luce. Soltanto quando mi concepisci, la vita ha un senso. Coloro che mi assimilano diventano potenti. Coloro che mi negano si perdono le delizie dell'effimero. Sono senza sapere di essere. Se non c'è fine, non c'è inizio. Devi accettarmi e devi combattermi contemporaneamente. Esiste soltanto la vita, vale a dire il cambiamento. Abbi dunque il coraggio di posare le tue ossa e la tua carne fra le mie fauci. Se diventerai il mio amante, ti darò tutto quello che vuoi. Offrimi la tua coscienza, lasciati sparire dentro di me per essere finalmente la totalità. Thank you.
Non passa un secondo senza che io sia con voi, perché essenzialmente sono una guardiana. Non potete immaginare da quanti pericoli e malattie vi salvi. Quando sognate, veglio sui vostri sogni, allontano gli incubi. Sono l'equilibrio e la prosperità. Sono la voce interiore che grida «State attenti!» e vi evita di compiere l'errore fatale. Sto qui per spingervi ad agire quando un'azione è positiva per voi. Accantonate le vostre difese. Quando avete bisogno di qualcosa, chiedetela ad alta voce. Chiedetemi di proteggervi. Mi piace farlo. Anche se non credete in me, fingete tale credenza e piano piano comincerò a prendere forma. Il tempo è il mio alleato, perché ogni volta porta maggiore saggezza. Sono con voi dalla nascita fino al momento che chiamiamo morte, che poi è un'altra nascita. Mi alzo con le palpebre infuocate. La fanciullezza smorta nella barba cresciuta nel sonno, nella carne smagrita, si fissa con la luce effusa nei miei occhi riarsi. Finisco così, nel buio incendio di una giovinezza frastornata dall'eternità. Così mi brucio. È inutile, pensando, essere altrimenti, imporre limiti al disordine. Mi trascina sempre più frusto, con un viso secco nella sua infanzia, verso un quieto e folle ordine. Il peso del mio giorno perso in mute ore di gaiezza, in muti istanti di terrore. Questa era Pasolini. E ancora Pasolini. Il desiderio di ricchezza del sottoproletariato romano. Mi si sente o si sente? No, invece si sente, si senti bene. Li osservo, questi uomini educati ad altra vita che la mia, frutti di una storia tanto diversa e ritrovati quasi fratelli qui, nell'ultima forma storica di Roma. Li osservo. In tutti c'è come l'aria d'un buttero che dorma armato di coltello. Nei loro succhi vitali è disteso un tenebrore intenso, la papale itterizia del belli, non porpora, ma spento peperino, bilioso cotto, la biancheria sotto, fine e sporca. Nell'occhio l'ironia che trapela il suo umido, rosso, indecente bruciore. La sera li espone quasi in romitori, in riserve fatte di vicoli, muretti, androni e finestrelle perse nel silenzio. È certo la prima delle loro passioni il desiderio di ricchezza, sordido, come le loro membra non lavate, nascosto e insieme scoperto, privo di ogni pudore. Come senza pudore, è il rapace che svolazza pregustando chiotto il boccone, o il lupo, o il ragno. Essi bramano i soldi come zingari, mercenari, puttane, si lagnano se non ce n'hanno, usano lusinghe e abbiette per ottenerli, si gloriano plautinamente se ne hanno le saccocce piene, se lavorano lavoro di mafiosi, macellari, ferini lucidatori, imbottiti commessi, trambieri incarogniti, tisici ambulanti, manovali buoni come cani. Avviene che abbiano ugualmente un'aria di ladri. Troppa vita furberia in quelle vene. Sono usciti dal ventre delle loro madri a ritrovarsi in marciapiedi o in prati preistorici. E iscritti in un'anagrafe che da ogni storia li vuole ignorati. Il loro desiderio di ricchezza è così banditesco, aristocratico, simile al mio.
Ognuno pensa a sé, a vincere l'angosciosa scommessa, a dirsi è fatta, con un ghigno di re. La nostra speranza è ugualmente ossessa, estetizzante in me, in essi anarchica. Al raffinato e al sottoproletariato spetta la stessa ordinazione gerarchica dei sentimenti, entrambi fuori dalla storia, in un mondo che non ha altri varchi che verso il sesso e il cuore, altra profondità che nei sensi, in cui la gioia è gioia, il dolore, dolore. E questo è un mio omaggio a Pasolini. Simili io e te negli eccessi, per questo forse e a mio svantaggio, nemica di me stessa soprattutto, non solo l'ho criticato, ti ho negato, negando me medesima e lo stesso intuito veloce. Quell'autoritratto con febbre, fotografia spietata di te stesso, asciutta, sobria, per nulla compiaciuta. Sì, certo, frocio, non omosessuale. Che tu, la correttezza di sinistra, semplicemente e con tipica grazia e intelligenza, trascuravi. Di tutte le ovvietà te la ridevi, no? Oppure ti indignavi. Martire vuol dire testimone. Sincero fino all'osso, questo di te mi resta più di tutto. E il lusso estremo di essere uno onesto. Eppure ci hai lasciati nel mistero, tu, che i misteri amavi di svelarli. Morto il giorno dei morti, e non a caso, in un paese ancora più defunto, che muore un po' di più ogni giorno e per fortuna tua non sei dei nostri. Simili io e te, e provocatori, figli di uno stivale troppo corto, o più semplicemente poco accorto, che da stivale è pronto a calpestare. Basto, il tuo pensiero domina ancora, senza pretese, solo, imbarazzante. Non so quanto volessi essere compreso, per me va bene pure che tu sia immortale. Grazie. Sono l'origine di tutti gli abissi. Sono colui che dà vita alle oscure grotte, colui che conosce il centro intorno al quale ruotano tutte le densità. Sono la coscienza assassina dell'effimero perenne, colui che fa tremare la stupida cattedrale della fede, colui che, in ginocchio, morde a sangue i piedi dei crocifissi. Affondo l'erezione del mio pensiero nel sogno morboso dei gerofanti, per sputare addosso ai loro simulacri lo sperma gelido del mio disprezzo. Eppure, dal profondo della caverna umana, accendo la torcia che sa riorganizzare le tenebre. Di fronte alla divina impermanenza, combatto per conservare l'istinto. Lo illumino con la mia coscienza e lo trattengo, fino a farlo esplodere in una nuova opera divina. E rimango lì, tentando di unire tutti i secondi gli uni con gli altri, di frenare il trascorrere del tempo. È questo l'inferno, l'amore totale per l'opera divina che si dissolve. Perché questo terrore che si muove davanti al mio cuore rapito e intorno gli vola cieco? Perché senza invito, senza che nessuno lo paghi, il mio canto è profetico? Perché mi è impossibile liberarmi come da visioni magiche e sentire la sicurezza vitale al centro del mio cuore? Sgorga, sgorga da me quel lamento mortale senza strumenti, il canto delle erinni. Ho perduto ogni gioia, ogni speranza. E il canto che sgorga dal nostro profondo
non inganna mai. Il cuore che inconscio danza alla coscienza del giusto e del vero prefigura sempre fatti reali. Paolino! Paolino! Lo sai cosa fa un bolscevico che si tuffa nel Mar Rosso? Non lo sai, eh? Fa pluff. La trama in Eschilo è questa. In una società primitiva dominano sentimenti primordiali, oscuri, sempre pronti a travolgere le rozze istituzioni operanti sotto il segno uterino della madre, intesa appunto come forma informe e indifferente della natura. Ma contro tali sentimenti arcaici si erge la ragione. Atena, dea virile, nata senza madre, venuta fuori direttamente dal cranio del padre, e li vince creando per la società altre istituzioni moderne, l'assemblea, il suffragio. Tuttavia certi elementi del mondo antico appena superati non andranno del tutto repressi, ignorati, andranno piuttosto acquisiti, riassimilati e naturalmente modificati. L'irrazionale, rappresentato dalle erinni, ruttanti appunto, non deve essere rimosso, che poi sarebbe impossibile, ma semplicemente arginato e dominato dalla ragione, passione producente e fertile. Le maledizioni si trasformano in benedizioni. L'incertezza esistenziale della società primitiva permane come categoria dell'angoscia o della fantasia nella società evoluta. Paolino! Paolino! Paolino Pasolino! Sei capace di dire: io non posso mangiare il riso così, con due dita in bocca? Io non posso mangiare il riso. E allora mangia la merda! Come la pioggia d'autunno e l'estate che non è ancora finita, è il momento più bello per fare l'amore. Col nuvolo ti piace stare in casa, non è vero? E chiudere le finestre perché si formi il primo tepore dentro la stanza dove stai chiusa. Un tepore dimenticato, ma così profondamente conosciuto. Il tepore degli anni primi. Senti la nostalgia del fuoco e la carne sotto la prima maglia di lana è sensibile a tutta questa novità del fresco sotto un cielo ancora sereno. Tu, figlia di povera gente, caruccia, carne che si difende, anche se costa poco. Guarda noi due, soli, soli, in questa prima sera. Senti che pace. Il mondo non ne sa nulla. È fatto di uomini che tornano dal lavoro. E il fiume delle macchine, senti, va nella luce come un sospiro. L'uomo che sta per fare l'amore, io, come davanti al monumento di una carne piena di sangue fresco, tu sta tremando, sai, fino a battere i denti e in estasi. Ciò che è sacro alla sua prima età di figlio, realizzandosi, lo rende immortale. Devi sapere che tutto ciò che torna si ripete. Ogni nuova erezione lo pretende. Non basta la prima volta perché non la ricordi. Noi cerchiamo in questa ripetizione un evento inaugurale. Ogni nuova erezione lo pretende. È un'estasi in cui scompare il mondo e comincia a riapparire Dio. Zitta!
stronza, o ti ammazzo subito! Starai qui, nelle mie mani, perché sei una bambina, con le mani arrossate dal lavoro e una prima leggera ruga sulla fronte. Una bambina un po' bambino, sei avventurosa e fiduciosa come un maschietto. Il taglio in fondo al ventre lo dai all'uomo come a un amico, è vero? Così imparerai a fidarti tanto dell'amicizia. Ti monterò 100 volte, interrompendomi, e intanto ti prenderò a calci e a pugni, come un marito ubriaco. Ti prenderò a pugni e a calci perché non meriti altro per colpa della tua innocenza. Non ne vuoi sulla schiena? Sei stata al sanatorio? Al sanatorio sei stata, come ci vanno i poveri. Cagna, povera cagna, venuta qui col tuo abitino da puttana a commuovermi, piena di salute, sì, poverina, anche coi tuoi polmoni bucati. Sei povera e la vita ti bastona, non è così? E io faccio come la vita. Yeah! E quando sarai lì per terra, pestata come un vitello, forse mi sbottonerò, e pur sapendo che la mia urina è senza innocenza e freschezza animale, la scaricherò su te, hai capito? Su quegli occhi turpi di troppo idiota inconsapevolezza, su quel seno santamente senza vergogna. Ai, ai, Apollo! Dio delle strade, tu mi perdi. Perché strada mi porti? A quale casa? Ah! Casa sacrilega, covo di ogni colpa, dove sangue fraterno cola, si mozzano teste, mattatoio umano, caldo di sangue. Oh, vieni, vieni a urlare, coro che urli agli assassini, vieni a danzare urlando. Tempio. Il mondo intero è un altare che rendo sacro. La mia esistenza, come la vostra, dimostra con ogni battito del cuore che il mondo è divino, la carne è una celebrazione viva e la vita un incessante costruire. Con me conoscete l'allegria, che è la chiave del sacro. Sono la vita stessa, la trasformazione e la ricostruzione, la fiamma e l'energia di ciò che è vivo. Tutta la materia e di tutto lo spirito. Sono l'allegria catastrofica della vita, il permanente imprevisto, la meravigliosa catastrofe. Ho ricevuto il fulcro universale, vibrante. Ho smesso di essere torre, sono diventata canale. Il corpo umano nella piena ricezione della sua energia originaria.
1900, tra il 62 e il 63, quando lui abitava via Giacinto Verini, dopo che era andato via dalla zona rossa, da via Fontegliana, e praticamente dopo la morte del papà, 69, lui nel 70 si trasferì a via Giacinto Verini 45 e scrisse all'Italia Occhio Azzurro. Speriamo ormai tutto. Era nel mondo un figlio e un giorno andò in Calabria. Era estate ed erano vuote le casupole nuove a pan di zucchero da fiappe di fate, color della fame. Vuote come porcini senza porci negli orti. Negli orti senza insalata. I greti senza acqua. Scusate, però evidentemente ho alzato un pochetto il gol, ma riprendo, io mi raccomando. I greti senza acqua, coltivate dalla luna le campagne, le spighe cresciute per bocche di schiere, il vento dell'Ionio muoteva paglia nera come nei sogni profetici, e la luna color della fame coltivava terreni che mai l'estate amò. Ed era nei tempi del figlio che questo amore poteva cominciare e non cominciò. Il figlio aveva degli occhi di paglia bruciata, occhi senza paura, che videro tutto ciò che era male. Nulla sapeva dell'agricoltura, delle riforme, della lotta sindacale, degli enti benefattori, lui, ma aveva quegli occhi. Ogni oscuro contadino aveva abbandonato quelle sue casupole nuove come porcini senza porci, sudature color della fame. Sotto montagnole ritonde in vista dello Ionio profeta. Tre millenni passarono, non tre anni, non tre secoli, e si sentiva ancora nell'aria malarica attesa dei coloni greci. Ah, quanto ancora, operaio di Milano, lotterai solo per il salario? Non lo vedi come questi qui ti venerano? Quasi come un padrone, ti porterebbero su dalla loro antica regione frutti e animali, i loro scuri feticci, a deporli con l'orgoglio del rito nelle due stanzette novecento, tra frigorifero e televisione, attratti dalla tua dignità. Tu delle commissioni interne, tu della CGL, divinità alleata nel sicuro sole del nord, nella loro terra di razze diverse la luna coltiva una campagna che tu gli hai procurata inutilmente, nella loro terra di bestie familiari la luna è maestra d'anime che tu hai modernizzato inutilmente. Ah, ma il figlio sa, la grazia del sapere è un vento che cambia corso nel cielo. Soffia ora forse dall'Africa e tu ascolta ciò che per grazia il figlio sa. Se egli poi non sorride è perché la speranza per lui non fu luce, ma razionalità. È la luce del sentimento dell'Africa che d'improvviso spassa le Calabrie, sia un segno senza significato valevole per i tempi futuri. Ecco, tu smetterai di lottare per il salario e armerai la mano dei calabresi. Alida gli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà dal Geni su navi a vela o a
Saranno con lui migliaia di uomini, coi porpicini e gli occhi di poveri cani dei padri, sulle barche varate nei vigni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e formaggio delle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle tririmi rubate dei porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, o i figli e il pane e formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli, da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nella città della malavita. Anime e angeli, topi e pidotti, con il germe della storia antica. Voleranno davanti ai villaggi, essi sempre uno. Essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre subiti, essi sempre piccoli. Essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sotto la terra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che vissero in un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio servo di Dio, essi che cantavano alle guerre borghesi, essi che cantavano ai massacri dei ricchi, essi che ballavano alle lotte operaie, essi che cantavano alle guerre borghesi, dimenticando l'onore della malavita, tradendo il candore dei popoli barbari, dietro ai loro alì, dagli occhi azzurri, usciranno da sotto la terra per uccidere. Usciranno dal fondo del mare per aggredire, scenderanno dall'alto del cielo per tentare. E prima di giungere a Parigi per insegnare la gioia di vivere, prima di giungere a Londra per insegnare a essere liberi, prima di giungere a New York per insegnare come si è fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine deporranno il germe della storia antica. Poi col Papa e ogni sacramento andranno su come zingari verso nord-ovest con le bandiere rosse di Trotsky al vento. Mamma, potete ricordarvi, Sono nel mondo, sono del mondo, agisco nel mondo. Se dico sono, è perché nell'infinita molteplicità degli esseri e delle cose ho trovato il mio posto, nel mondo e in me stessa, non ha importanza dove. Non ho bisogno di cercare, non ho nessuna immagine di me stessa, sono al mio posto, qui e ovunque, volontariamente legata. Restituisco il profumo all'atmosfera, la dolcezza alle acque dei fiumi, la fertilità alla terra e la vita a tutti gli oceani. Non esiste un solo luogo nel cosmo in cui non sia presente. Agisco, vale a dire vado con il mondo, eliminando gli ostacoli, trasmettendo l'energia che mi arriva da oltre le stelle. Mi apro a tutti gli infiniti. Lascio circolare in tutti i pori della mia pelle l'alito degli dèi. Mi lascio attraversare da tutti i misteri. E al centro del mio ventre, divenuto infinito, ricevo e lascio nascere la luce nella sua interezza.
perché noi siamo un paese deputato all'oblio, quindi tendiamo a dimenticare e a vivere così un momento, ma non pensando che alle radici ci si può attaccare per capire anche un modo con cui crescere. Quindi secondo me è importante ricordare chi è Pier Paolo Pasolini, uno scrittore, autore di raccolte, poeti, sceneggiature, romanzi, un drammaturgo, un opinionista, un linguista, un saggista, un pittore, un giornalista, un editorialista, in un paese dove comunque si leggeva pochissimo del cinema, diventava potenzialmente più pericoloso della letteratura, un regista. In una parola, era un intellettuale, con una eccezionale pensabilità culturale, ed è uno dei rari esempi di coerenza, di persona coerente proprio nell'incoerenza dell'essere umano, se facciamo parlare, che cambia nelle idee, nei pensieri, nei giudizi, nelle opinioni, ma rimane sempre coerente nel profondo della sua anima. Ed era semplicemente un uomo con le sue debolezze e le sue vulnerabilità, un uomo del quale è difficile cogliere persino la portata persecutoria che ha subito per 15 anni ogni giorno e anche post mortem, censure e repressioni che non hanno corrispettivi nella carriera di altri artisti e che, verso i quali lui non ha mai querelato né per le diffamazioni a mezzo stampa né per le aggressioni fisiche, perché lui ci ricorda che non voleva abbassarsi a livello dei suoi persecutori e ci dice che abbiamo un potente mezzo di lotta, è la forza della ragione, con la coerenza e la resistenza fisica e morale che essa dà. Quindi Pier Paolo Pasolini è colui che ha parlato di mercificazione dell'uomo, cioè la riduzione del corpo a cosa? Attraverso lo sfruttamento. È colui che ha parlato di genocidio culturale perpetrato attraverso la società dei consumi. È colui che ha scritto che l'Italia stava vivendo un processo di adattamento alla propria degradazione, processo che poi, a mio parere, non si può dire si sia concluso. Ha avuto lui la capacità di percepire il cambiamento nella struttura dell'umano, quindi non c'è niente di peggio della mania, che è proprio italiana, per la monumentalizzazione delle figure. Quindi credo che oggi in questa ricorrenza dovremmo pensare cosa è l'Italia dopo Pasolini e senza Pier Paolo Pasolini. Il nostro paese, da un lato, ha realizzato pienamente le sue profezie civili, dall'altro è andato talmente oltre ed è sprofondato a tal punto da essere quasi irriconoscibile agli stessi occhi di Pierpaolo. Nell'arco di questi 40 anni c'è stata una mutazione antropologica che ha coinciso con la distorsione del ruolo della cultura. Venuta meno la società, quella che lui chiamava la realtà sociale, è venuta di fatto meno la cultura, quindi la realtà culturale, cioè quindi gli strumenti per interpretare quella realtà o ciò che ne rimane. E ecco perché secondo me, invece di relegare Pier Paolo Pasolini a un santo o a un martire, dovremmo appropriarcene al punto di rendere i suoi stessi strumenti fecondi per comprendere quello che sta accadendo e quello che accadrà. Lui ci dà un suggerimento all'interno di Uccellacci Uccellini, quando il corvo dice a Totò Magnanetto: mangiare il maestro in salsa piccante. Ora, nella nostra cultura chi sono gli scrittori intellettuali? Sono coloro che usano l'intelletto per interpretare gli avvenimenti che accadono nel mondo, scrivendo le opere, ragionando sulla società contemporanea e prendendola come esempio. Pier Paolo Pasolini si trova in antitesi alla trasformazione dell'Italia e afferma che questa trasformazione è forzata. Tutti vogliono adeguarsi a questo modello di vita, c'è un desiderio di omologazione, quindi un desiderio di comportarsi allo stesso modo degli altri attorno, attraverso per esempio la moda o la televisione. Questo comporta una voglia di arricchirsi sempre maggiore. Fare l'intellettuale significa dare risposta alla gente comune, dire la verità e prendere delle posizioni anche difficili e scomode. Un intellettuale ha una funzione polemica contro la realtà e proprio a queste posizioni scomode Pier Paolo viene contestato e riesce però a creare una sorta di polemica che darà evidenza al fatto di cui si parla. Quindi lui viene criticato perché dice la verità e chi lo critica ne è consapevole. Pier Paolo vede nella spirale dei consumi basata su bisogni artificiosamente creati, nello sviluppo utilizzato dalla società contemporanea, un meccanismo che stridola cultura e valori differenziati da secoli e rende gli esseri umani identici ed
interscambiabili in un processo di omologazione, rifugiando qualsiasi, diciamo, le mezze misure, piazzandosi in una posizione assolutamente estranea a qualsiasi compagine, ancora oggi è un modello. Non vi è stato nessun punto in cui Paolo Pasolini non si sia speso con il suo piglio polemico e si è speso senza sconti, gettando il suo corpo nella lotta, fin tanto che il suo corpo non è rimasto effettivamente nel terreno, massacrato, quasi un cencio intriso di sangue. Mi piacerebbe a questo punto leggere alcune affermazioni di Pierpaolo Pasolini. C'è un'ideologia reale e incosciente che unifica tutti, è l'ideologia del consumo. Uno prende una posizione ideologica fascista, un altro adotta una posizione ideologica antifascista, ma entrambi davanti alle loro ideologie hanno un terreno comune, che è l'ideologia del consumismo. Ora che posso fare un paragone, mi sono reso conto di una cosa che scandalizzerà in più e che avrebbe scandalizzato anche me appena 10 anni fa, che la povertà non è il peggiore dei mali e nemmeno lo sfruttamento. Cioè, il grande male dell'uomo non consiste né nella povertà né nello sfruttamento, ma nella perdita della singolarità umana sotto l'impero del consumismo. Quindi lui butta l'indice contro il nuovo potere colpevole di uniformare le culture, appiattendo valori e tutte le culture non omogenee. Teme il conformismo in quanto strumento del nuovo potere, pensa che il peggiore dei mali sia la perdita della singolarità umana ed avverte il tramonto di un Occidente, quasi con un animo romantico, un Occidente in cui è stato smarrito il contatto con il divino. Lui ci ricorda una sola cosa, comprendo, che sta per morire l'idea di uomo che compare nei grandi mattini. Quindi che tipo di uomo vuole il nuovo potere? Non vuole più un buon cittadino, un buon soldato, non vuole un uomo onesto, previdente, non lo vuole tradizionalista e nemmeno religioso. Al posto di un vecchio tipo di uomo, il nuovo potere vuole semplicemente un consumatore. Come può un nuovo potere trasformare il vecchio uomo in consumatore? Mediante quel processo che si chiama acculturazione, cioè riducendo e appiattendo tutti gli altri valori e le altre culture non omogenee ai modelli di una cultura centrale, cioè di una cultura del potere. Quindi l'obiettivo è trasformare gli uomini in conformisti e consumatori. Temendo il conformismo, lui teme anche la cultura del 68, che in un certo qual modo ha aiutato il nuovo potere a distruggere quei valori di cui voleva liberarsi, cioè i contestatori distruggono esattamente quello che il potere neocapitalistico voleva abbattere, i legami tradizionali religiosi, l'attaccamento alle radici, il senso comunitario, la solidarietà con gli altri, il senso dell'autenticità, dell'austerità e del mistero, e impongono ciò che il neocapitalismo vuole imporre, cioè il primato del fare, il feticismo della roba, la proiezione totale nel futuro, il culto del progresso e la teologia del cambiamento. E quindi nel 1971 lui scrive La poesia della tradizione, che è una delle sue preferite e che la dedica a questa nuova gioventù nichilista, e che è quella che faremo in un approccio corale, perché secondo me è quello più appropriato. Bene, bravo. Brava. Quanta generazione sfortunata. Cosa succederà domani se tale classe dirigente, quando furono alle prime armi, non conobbero la poesia della tradizione né fecero un'esperienza infelice, perché senza sorriso realistico gli fu inaccessibile, e anche per quel poco che la conobbero dovevano dimostrare di voler conoscerla, sì, ma con distacco, fuori dal gioco. Oh, generazione sfortunata, che nell'inverno del 70 usasti cappotti e scialli fantasiosi e fosti viziata, chi ti insegnò a non sentirti inferiore, rimuovesti le tue incertezze divinamente infantili, chi non è aggressivo è nemico del popolo. Ah, i libri. I vecchi libri passarono sotto i tuoi occhi come oggetti di un vecchio nemico. Sentisti l'obbligo di non cedere davanti alla bellezza nata da ingiustizie dimenticate. Fosti in fondo votata ai buoni sentimenti, da cui ti difendevi come dalla bellezza con l'odio razziale contro la passione. Venisti al mondo, che è grande eppure così semplice, e vi trovasti chi rideva della tradizione
e tu prendessi alla lettera tale ironia fintamente ribalda, erigendo barriere giovanili contro la classe dominante del passato. La gioventù passa presto. Oh generazione sfortunata, arriverai alla mezza età e poi alla vecchiaia senza aver goduto ciò che avevi diritto di godere e che non si gode senza ansia o pietà. E così capirai di aver servito il mondo contro cui con zelo portasti avanti la lotta. Era esso che voleva gettar discredito sopra la storia, la sua. Era esso che voleva far piazza pulita del passato, il suo. Oh generazione sfortunata, e tu obbedisti disobbedendo. Era quel mondo a chiedere ai suoi nuovi figli di aiutarlo a contraddirsi, per continuare. Vi troverete vecchi, senza l'amore per i libri e per la vita, perfetti abitanti di quel mondo rinnovato attraverso le sue reazioni e repressioni. Sì, sì, è vero, ma soprattutto attraverso voi, che vi siete ribellati proprio come esso voleva, automa in quanto tutto. Non vi si riempirono gli occhi di lacrime contro un battistero con caporioni e garzoni intenti di stagione in stagione, né lacrime veste per un'ottava del Cinquecento, né lacrime intellettuali dovute alla pura ragione. Non conosceste o non riconosceste i tabernacoli degli antenati, né le sedi dei padri padroni, dipinte da e tutte le altre sublimi cose. Non vi farà trasalire con quelle lacrime brucianti il verso di un anonimo poeta simbolista, morto nella lotta di classe vi cullò e vi impedì di piangere, irrigiditi contro tutto ciò che non sapesse di buoni sentimenti e di aggressività disperata. Passaste una giovinezza e se eravate intellettuali non voleste dunque esserlo più in fondo, mentre questa era poi tra i tanti il vostro dovere. E perché compiste questo tradimento? Per amore dell'operaio, ma nessuno chiede a un operaio di non essere operaio fino in fondo. Gli operai non piansero davanti ai capolavori, ma non perpetrarono tradimenti che portano al ricatto e quindi all'infelicità. Oh, sfortunata generazione, piangerai, ma di lacrime senza vita, perché forse non saprai neanche riandare a ciò che non avendo avuto. Non hai neanche perduto. Povera generazione calvinista, come alle origini della borghesia. Fanciullesca mentre programmatica, puerilmente attiva, tu hai cercato salvezza nell'organizzazione che non può altro produrre che altra organizzazione, e hai passato i giorni della gioventù parlando il linguaggio della democrazia burocratica, non uscendo mai dalla ripetizione delle formule, perché organizzare significa per verba non sicuria, ma per formule sì. Ti troverai a usare l'autorità paterna in balia del potere imparlabile che ti ha voluta contro il potere, generazione sfortunata. Io invecchiandomi nelle vostre teste piene di dolore, dove vorticava un'idea confusa, un'assoluta certezza, una presunzione di eroi destinati a non morire. Ragazzi sfortunati, che avete visto a portata di mano una meravigliosa vittoria che non esisteva. Mi chiedete di spiegarmi, ma sono talmente lontana dalle parole, dalla logica, dal pensiero discorsivo, dall'intelletto. Mi trovo in uno stato segreto indicibile. Sono il mistero da dove ha inizio ogni conoscenza profonda. Non vi è nulla di chiaro in me. Sono senza fondo, sono tutta sfumature. Sono la matrice. Al di là dell'inconscio, sono la creazione stessa. Ero una concavità infinita, una bocca spalancata che conteneva tutta la sete del mondo. In questa assenza di contorni, finalmente ho potuto riflettere la totalità della luce. Una luce ardente, che ho trasformato nel suo freddo riflesso. Non la luce che genera, bensì la luce che illumina. Non insemino, indico soltanto. Chi riceve la mia luce, sa quello che è, niente di più.
Hai 5 minuti per esibirti. Dai, spa! Senza il gong non mi muovo io, eh! Oh. Vai! Un applauso a Claudia D'Angelo. Sì, vai, grazie. Questo è il gong, vanno da finale, siamo morti noi. Salve ragazzi, la prima volta che mi esibiscono su un traghetto, sono emozionata. Allora, ma togli il piccolo di grosso, però prendo questo. Questo mondo. Allora, grazie, sono... Di solito per chi mi conosce sa che ho la lingua lunga, non mi attenderei mai. Però effettivamente quando parlo di Pasolini un po' mi inibisco, perché mi ha dato tanto e sono convinta che non riuscirei a esprimere a parole la gratitudine che provo per questo artista gentile, coraggioso, pieno di amore e al quale mi sento vicina per tanti motivi. E quindi dopo aver ascoltato tutte le vostre poesie, i vostri pensieri, credo che questa poesia, che fortunatamente nessuno ancora ha mai letto oggi, racchiuda un po' tutte queste poesie che abbiamo ascoltato, il pensiero di Pasolini e soprattutto il pensiero che anche io nutro dentro oggi e sempre, ed è la ballata delle madri, da poesia in forma di rosa, se qualcuno poi dopo volesse sapere da dov'era. Il domando delle madri che avete. Lo so Silvio, e tu sei preparatissimo. Poi con due bicchieri in mio in più. Mi domando che madri avete avuto. Se ora vi vedessero al lavoro in un mondo a loro sconosciuto. Presi in un giro ormai compiuto di esperienze così diverse dalle loro. Che sguardo avrebbero negli occhi se fossero lì? Mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi. Voi passate redattori rotti ogni compromesso, capirebbero chi siete. Madri vili, con nel viso il timore antico, quello che come un male deforma i lineamenti in un biancore che li annebbia, li allontana dal cuore, li chiude nel vecchio rifiuto morale. Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Madri mediocri che hanno imparato con umiltà di bambine di noi un unico, nudo significato, con anime in cui il mondo è dannata a non dare né dolore né gioia. Madri mediocre che non hanno avuto per voi mai una parola d'amore se non di un amore sordidamente muto, di bestia, e in esso vanno cresciuto, impotenti ai reali richiami del cuore. Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro feto l'antico, vergognoso segreto accontentarsi dei resti della festa. Madri servili che vi hanno insegnato come il servo può essere felice odiando chi è come lui legato, come può essere tradendo, beato e sicuro facendo ciò che non dice. Madri feroci, intenta a difendere quel poco che borghesi possiedono, la normalità e lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio. Madri feroci che vi hanno detto sopravvivete, pensate a voi, non provate mai pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi. Ecco, vili, mediocri, servi, feroci, le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio addirittura superbi, se non è questa che è una valle di lacrime. È così che vi appartiene questo mondo, fatti fratelli nelle opposte passioni o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomo. Sometimes
Mi rinnovo continuamente. Mentre mi consumo, do calore a ciascun filo d'erba, a ciascun animale, a ciascun essere vivente senza esclusione. Accetto che ciò venga chiamato amore. Laddove io splendo, dissolvo il dubbio, entro negli angoli più oscuri dell'anima e li inondo di luce. Risplendo nel cuore della materia, sono il suo fulgore segreto, non è niente senza di me. Guardate quanto è basso il muro che vi separa da me. L'ho concepito così perché tutti possiate scavalcarlo. È un gioco da bambini. Sono l'occhio puro e nello stesso tempo il riecheggiare del primo grido. Quella che chiamate oscurità è soltanto l'oblio della mia luce, del mio amore sempre presente. Sono il rinnovamento continuo e rigeneratore, quello che uno aspetta per tutta la vita. Mi chiamano sole, ma non ho nome. Sono lo splendore raggiante dell'esistenza. Maronna. Un estratto da la poesia La terra di lavoro. Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale, qualche mucchio di case tra piante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello a pelo del terreno appare tra le branche degli olmi carichi di viti, nero come uno scolo. Dentro nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti, passati da dolore a dolore, senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane umido, masticando male, miseri e scuri come cani su un boccone rubato. E gli sale, se ne guardi negli occhi, le mani, sugli zigomi un pietoso rossore, in cui, nemica, gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia o le sue storie non dice al vicino attento, se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. Nemico, e oggi, a questa donna che culla la sua creatura, a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché si salva in altre madri, in altre creature la loro libertà, chi muore perché arda in altri servi, in altri contadini la loro sete, anche se bastarda di giustizia, gli è nemico. Gli è nemico ci straccia la bandiera ormai rossa di assassini, e gli è nemico chi, fedele, dai bianchi assassini la difende, e gli è nemico il padrone che spera la loro resa, e il compagno che pretende che lottino in una fede che ormai è negazione della fede. Gli è nemico ci rende grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo, e gli è nemico ci perdona il sangue in nome del nuovo popolo, restituito. È così, in un giorno di sangue, il mondo ad un tempo che pareva finito. La luce che piova su queste anime è quella ancora del vecchio meridione. L'anima di questa terra è il vecchio fango, e ti perdi allora in questa luce che rade con la pioggia d'improvviso, zolle di salvia rossa, case sudice. Si confondono la pioggia e il sole in una gioia che è forse conservata come una scheggia dell'altra storia, non più nostra, in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori. Vivi, soltanto vivi, nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore, e anche la tua pietà gli è nemica. Sei defluito fin qui insieme al fiume nero del tredicesimo arcano. Sei stato il demonio che sollevava tristemente la sua torcia come una nostalgia della luce. Ora posso entrare in contatto con te, ma piano piano, con una pazienza e una dolcezza infinite.
Puoi unirti a me se sei stato preparato, se hai compiuto il viaggio nella profondità del tuo essere. La mia musica, essenza divina della parola, ti ispira il desiderio imperioso di elevarti. Ridesta tutto quello che stava dormendo, resuscita tutto quello che era morto, spalanca i sepolcri sigillati. Irresistibile certezza. Quando rispondi alla mia chiamata, ciascuna delle tue azioni è come un ordine che ti viene dato da me. Vengo a liberarti dalle barriere dell'uomo e della donna. Cancello per sempre le tue frontiere, di reincarnazione in reincarnazione, di trasformazione in trasformazione, con certezza, con gioia costante. Ti permetto di essere ciò che sei sempre stato, un emissario di Dio. Aria alitata da gole d'angeli resistenze, e torna alle nari del suo cadavere, mare di giorni, da Diano agli angeli. Tutto stona, parole, ascolta il disaccordo delle tenebre, pazzo e sadico sgomento della parola, tromba ebra di disonanze, è il fallimento anonimo del mondo. Batte cieca la luce delle stelle sulle cucine spente, attratte dal fetore, le iene grattano atome. Ecco, ti sento e non mi scuoto, diapason tremante d'anni, punta di diamante fioco che incide l'orlo dell'anima. Devo ancora restare immoto, ormai sono vivo nello specchio, sono la mia immagine immersa nella vita di luce cieca, nello specchio del giovinetto prigioniero del lume perso. Sono dentro lo specchio, muto, un azzurro pesce stretto dal ghiaccio col guizzo perduto nella bara di eterno vetro. L'allarme che sibila acuto nei grandi vaghi della parola non inclina la superficie dello specchio e appena gli ora sfiora gli occhi dell'immagine che vive. Dentro il silenzio pastorale dello specchio, con il candido colore dell'alba natale, quanto innocente mia domanda di responsabile mortale. Dove corrono i treni, arsi di ferro per la pianura umida? Dove guardano i lumi spazi nell'orizzonte? Dove puntano i salsi piroscafi? E dove i fiumi delle fabbriche? Dove tende la vita se non nella Cheronte che nello specchio si distende? I vizi, le viltà, la fonte hanno in te freschezze stupende? E che stupendi assassini compie l'infante nel segreto del corpo di rosso carminio? Così incanti l'estremo rosa di chi parlava un'altra lingua e si è ammutolito alla nuova. Così sei l'ombra che cinge funebre sciopero del cuore, le pazzie impietrite dell'anima. Così sei l'estrema eleganza della foglia che sfiora gli anni dando ai silenzi troppo umani del selvaggio una finta flagranza. Lo specchio in frantumi, i sensi liberi del reale, eccomi al mondo, ritorno! Sono vostro coetaneo, è finita la quarantena, il deragliamento è diventato oggetto della sociologia, ma io ritorno, che scandalosa impudenza al quotidiano santo qualitativo e rovescio, la vecchia caduta dell'angelo, che scandalo! Oh, miei dolci coetanei, per voi tra me e reale c'è un ordine stupendo a cui appartengo, l'ingenuità. Poco più che corpo, o futuri vivi, che vivrete al mio posto al tepore di questi muri, altro amore in me non conosco che l'azzurro dei giorni scuri. Altro il tempo non è che azzurro dietro le spalle del morente, un paesaggio soave e bruno,
un ossessionante sussurro, fisica immagine per niente. Bravo! Sono qui, davanti a voi, intorno a voi e dentro di voi, con immenso piacere. In me non v'è nulla che mi opponga resistenza, tutto è unità. Se riesci ad arrivare fino a me, se mi sviluppi dentro di te, potrai assaporare la gioia suprema, che è la gioia di vivere. Lascia annegare il gregge dei tuoi sentimenti nella mia esaltazione infinita e lascia che l'intera tua materia, con i suoi inevitabili bisogni, si abbandoni alla trasparenza che mi anima. Allora sarai padrone del tuo universo. Sarai pieno, unito a me nella danza, nel godimento, nella festa incommensurabile. Se tu, come un leone affamato e assetato, abbandoni la preda per innalzarti verso l'anima, alla fine mi troverai. Sono la concretizzazione, qui e ora, dell'energia sacra del matto. Sono il mondo che Dio ha creato per essere amato da Lui. Silvio è di casa qua, Vai. Allora. Mettiamo la terra. È ancora un po' piccolino, ed è un po' giovane, però è un bel mirto. Aiutatelo!
vinco sempre, vinco io, vinco. No, 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 no.